Quello che state per vedere è un video che non era previsto nella programmazione, diciamo così, ufficiale del canale. L'occasione del video è quella della 27ª ricorrenza, il giorno 18 del mese di febbraio, della cerimonia di giuramento solenne dell'89° corso allievi ufficiali di complemento della Marina Militare, il mio corso. Il 18 febbraio di ogni anno è sempre una giornata molto speciale per me. Prima di tutto è l'occasione per ripensare a un periodo della mia vita che definire entusiasmante è assolutamente riduttivo. Un periodo della più alta e direi nobile valenza formativa, sia dal punto di vista umano che professionale. Poi è l'occasione per valutare quanti dei sogni e dei desideri di allora si sono realizzati e quanti invece no. Infine, l'occasione per tirare fuori dalla scatola dei ricordi il vecchio nastro VHS in cui sono incisi i momenti del giuramento solenne e alcuni momenti della vita d'allievo di complemento in Accademia Navale. Bauli. Così venivano chiamati in Accademia Navale gli allievi ufficiali di complemento. Il livello gerarchico più basso tra tutti quelli dell'Accademia, ancora più in basso degli allievi della prima classe. Certo, la nostra permanenza in Accademia è sempre stata molto più breve degli allievi del ruolo normale. 3 mesi sono un flash se paragonato ai 4 anni del ruolo normale. Ma certo, non sono stati mesi meno intensi, meno entusiasmanti, meno formativi, meno totalizzanti per noi allievi di complemento. Di certo, quei 3 mesi ce li siamo dovuti far bastare quando al termine del corso fummo inviati ai rispettivi comandi di destinazione. Voglio dire che l'allievo del ruolo normale ha senza dubbio molto più tempo per familiarizzare con le dinamiche lavorative, organizzative, effettive della Forza Armata o, come nel mio caso, di destinazione interforze dell'amministrazione della difesa in senso più ampio. Non si può certo dire che agli allievi di complemento in quei 3 mesi si sia mai fatto qualche sconto, anzi forse è vero esattamente il contrario. Riguardo al giuramento mi piaceva in questa occasione richiamare alcuni passaggi della prolusione del comandante dell'Accademia Navale, ammiraglio Quinto Gramellini, proferita durante la cerimonia del giuramento. Ve li faccio ascoltare perché credo sia bello e importante sentire dalla sua propria voce quanto veniva raccomandato e con quanta attenzione alle parole, ai concetti, a quei giovani ventenni di 30 anni fa. Sono parole che evocano valori ancora attuali, ancora condivisibili, ancora veri, ancora giusti. Valori che, come sentirete dall'ammiraglio, devono superare il periodo di servizio in Marina per estendersi alla vita che sarà dopo il servizio. Ma vi lascio alle parole dell'ammiraglio Gramellini. Allievi dell'89° corso di complemento diplomatico, col giuramento che vi accingete a prestare, assumete il solenne impegno di fedeltà alla patria, fedeltà intesa come adempimento fino in fondo ed a costo di qualsiasi sacrificio ai doveri di militari e di cittadini, non solo durante il periodo di servizio che trascorrerete in Marina al termine del corso in Accademia, ma anche oltre, perché ciò che vi lega all'Italia, al nostro popolo, alle nostre tradizioni nazionali, alla nostra identità culturale, in una parola alla nostra patria, è un vincolo che non deve durare solo per il periodo che passerete sotto le armi, ma è la base di un impegno civile che dovrete sempre sentire. Nel breve periodo che già avete trascorso e che ancora passerete in Accademia, venite educati alla disciplina e al senso del dovere, che sono i fondamenti basilari per fare di voi, tra poche settimane, degli ufficiali di Marina. In tale veste servirete a bordo e da terra in compiti impegnativi che richiedono la vostra piena volontà e dedizione. Non parlo di cose astratte ed ipotetiche,
ma di cose reali. Basti pensare al gruppo navale che sta operando in una difficile missione in prossimità delle coste somale, con circa 2.000 uomini a bordo, e dalle unità che incessantemente operano in Adriatico per l'attuazione delle disposizioni dell'ONU volte a favorire la composizione del conflitto che insanguina la ex Jugoslavia. Sono giovani come voi che operano a bordo di quelle navi. Alcuni di loro hanno frequentato questo istituto e qui hanno prestato giuramento, come voi oggi. L'Accademia mantiene forti i legami della tradizione per trasmettervi intatti durante il periodo di formazione in questo istituto. Perché se costante deve essere l'aggiornamento tecnico e organizzativo della nostra compagine, immutata deve rimanere la tradizione ed il senso di appartenenza alla istituzione che deve animare gli uomini della Marina Militare. Beh, la cosa secondo me più bella è che con questo discorso l'ammiraglio comandante intende sottolineare che l'Accademia Navale non sta forgiando soltanto degli ufficiali, perfettamente idonei a quello che sarà l'impiego operativo di lì a poche settimane, ma soprattutto l'Accademia Navale sta forgiando degli uomini, come oggi forgia delle donne e degli uomini chiamati alla responsabilità di guidare altri uomini e altre donne. E soprattutto essere loro da esempio, da guida, da sprone e da supporto. Le parole dell'ammiraglio sono abbastanza chiare e fanno riferimento ai valori civili ancor prima che a quelli militari. Correttezza, lealtà, impegno, sacrificio, serietà, volontà, dedizione, adempimento ai doveri di cittadini e di militari a costo di qualsiasi sacrificio, senso di appartenenza alle istituzioni. Questo è tutto ciò che si richiede a un ufficiale della Marina Militare, ma esattamente lo stesso si richiede o si dovrebbe richiedere a un funzionario pubblico, a un insegnante, a un medico, a un politico. Ed è esattamente questo che si richiede anche a un professionista affidabile, a un commerciante onesto, a un grande capitano d'impresa. Vengono richieste esattamente le stesse cose perché siamo noi tutti ad essere uguali. Ad essere tutti ugualmente cittadini. L'ammiraglio Gramellini sottolineava quasi 30 anni fa come le conoscenze, le competenze, le attitudini che noi ufficiali abbiamo ricevuto in dono dall'Accademia durante il corso di formazione sarebbero state tranquillamente riusabili, per utilizzare un lessico contemporaneo, all'interno della vita civile. E così in effetti è stato per me, per la mia carriera militare, e per quella molto più lunga civile, maturata contemporaneamente sia come funzionario della pubblica amministrazione sia come libero professionista nel campo dell'intelligence delle fonti aperte. Per questo motivo poco fa ho parlato di dono, perché quello che ci ha dato l'Accademia Navale e la Marina Militare è stato realmente qualcosa di bello, inaspettato, significativo e assolutamente gratuito. Chiudo questo piccolo momento celebrativo, e forse anche un po' autocelebrativo, ma ci sta, dedicando questo video ai miei compagni di corso dell'89esimo corso AUCD Marina Militare, e in particolar modo ai colleghi ufficiali, ai fratelli della sezione commissari dell'89esimo corso AUCD. Lo dedico inoltre a tutto il personale civile e militare dell'amministrazione e difesa che ho avuto la fortuna di conoscere, e con il quale ho avuto l'onore di lavorare per i 3 anni successivi al 18 febbraio 1995. Forse loro non lo immaginano nemmeno, ma in realtà sono loro che mi hanno insegnato praticamente tutto quello che so, e dunque quello che sono. Concludo quindi facendo gli auguri a tutto l'89esimo corso, con la speranza che sia possibile rivederci tutti per il nostro trentennale nel 2025. Di rincontrarci là dove tutto è iniziato, a Livorno, in Accademia Navale. Grazie per essere arrivati alla fine di questo video speciale e non previsto. Vi ricordo che potete supportare il canale iscrivendovi e mettendo un like al video se vi è piaciuto. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram di Intellisfera per restare sempre aggiornati sulle prossime novità. A presto!